che quello che io faccio è un vantaggio mio, è che ho una grande capacità di concentrazione. Allora non mi disturba tutto di fuori, lo prendo per positivo. E niente, anche non ho paura, ovviamente. Non lo so, la mia squadra mi fa sentire sicura, perché anche mi piace quest'anno prendermi la responsabilità. E se sbaglio non succede, per me non succede nulla, no? Per me non ci provo. Allora di là, anche in quel momento, vedo che io sono forte. Si parla, dico, dammi le amiche, adesso sto forte, un altro giorno c'è un'altra più forte. E Rachele mi conosce, dopo tutta l'anno, allora mi ha dato quelle palle, sapeva che almeno io non sbaglio. E alla quarta facciamo un punto. Sì, ma io non penso, io al terzo non penso alla fine che è stato il problema è stato messo quella P1 con quelle battute di Popovic che ci ha fatto male e noi abbiamo avuto un attimo di andare un po' giù, no? Ma succede, può capitare, è impossibile, una partita siamo sempre sopra o sempre una squadra che spunta più dell'altra. Allora quello era il momento della partita che può capitare, io stavo tranquillo, può succedere. Secondo me il problema del Sant'Arma è stato che non hanno avuto nervosismo nei primi due set, sono andati avanti con il nuovo gioco. Noi invece secondo me abbiamo giocato una partita troppo nervosa nei primi due parziali, dopodiché sul 2-0 abbiamo avuto una buona reazione e purtroppo non ci ha portato sul tie-break, perché quando sprechi un 23-19 al quarto set è giusto che lo parli. Quindi senz'altro loro avevano le nostre stesse motivazioni e la stessa voglia di vincere che avevamo noi, però ovviamente per i due santi abbiamo giocato con più lucidità, cosa che invece noi non abbiamo fatto. Buonasera mister, oltre a Popovic che è stato sicuramente un frangente della partita, ha risollevato punti e morale della squadra, quali altre giocatrici della sua squadra la sorpresa e di conseguenza poi degli avversari la intimorita e la sorpresa? Secondo me a un certo punto la mia squadra andava avanti con Popovic e Cicolari. A un certo punto noi andavamo avanti con questi due giocatori, avevano ripreso in mano un po' le redini del gioco. Popovic secondo me più come rendimento loro in battuta quanto non in attacco. Invece Cicolari ha fatto secondo me una buona partita. Per quello che riguarda il Sant'Arno, senz'altro il loro miglior attaccante della nostra spina del fianco è stata Fernandez. Le altre le abbiamo abbastanza controllate. Poi ci sono stati alcuni frangenti in cui fortunatamente era in seconda linea, lì allungavamo, quando veniva davanti e faceva il grande. Quindi è stato un buon allenamento. Due giusto. Due cose non sono riuscito a capire. È chiaro che non pretendo di sapere quanto tempo. Come mai hai scelto Stufi al posto di Giovanni nel 2007, con l'impressione del mondo? Ottime partite con buone percentuali e mi ha garantito, all'incirca per un mese e mezzo in cui non ho avuto l'esposizione di Giovanni Ascargas, di allenarsi ogni giorno senza nessun tipo di problema. Giovanni obiettivamente è rientrata a pieno ritmo questa settimana, quindi io non avevo delle partite di valutazione su cui appoggiarmi per quello che riguarda il reale rendimento di Giovanni in una partita. Poi visto che Federica purtroppo ha incontrato una giornata in cui la ricezione non era senz'altro bellissima, in cui il portavoce era un po' sovraccaricata di attacchi, quindi ha preso tre murate consecutive, anzi due murate e una palla fuori, ho provato Giovanna e è andata meglio, però obiettivamente se abbiamo un po' migliorato sotto il profilo dell'attacco, un pochettino abbiamo perso a meno. Per quello che riguarda il discorso di Sania, purtroppo Sania sul 24-23 ha una percentuale di errore del 75%. Quindi dire di battere il salto significava dare l'automatico cambio palle agli avversari, battere di là significava che almeno ti dava la possibilità di sbagliare. Cosa che non è avvenuta, poi abbiamo avuto più errore noi e almeno questa lì non abbiamo avuto difficoltà sul 24-23. L'ultimo invece purtroppo ce lo siamo scappati dalle mani. Quando inizia a riscaldare il salto e qui c'è tutto. Tutto quello che poi si sente ben fuori, no? Cambio azzeccato,
così. No, non scrivere. C'è sempre. Ci come lo vogliamo chiamare? Chiamiamolo come vogliamo, l'importante è Santero. Anche quello. Ha vinto la partita 3-1 con 3 punti, più 4. Adesso siamo nella cura nelle mani nostre perché abbiamo una grossa fetta di salvezza domenica in casa di Castellana, però è chiaro che quindi, sarà molto ma molto difficile di caricare le vite di salvezza che questa partita ne ha tirato fuori da tanto. A proposito, c'erano due giorni perché era giusto da due giorni perché abbiamo bisogno di caricare le vite sicuramente tutti. Da bene in primis a loro fisico e mentale per la domenica prossima, dove non dobbiamo guardare né a Bergamo né a Chieri né a Lugo, dobbiamo provare a fare dei punti con Castellana e salvarci con le nostre mani, con i nostri meriti, come giusto che sia, e non aspettare gli altri. A proposito, no, poi faccio che voglio, non ho problemi. No, è sempre stato così. Non è una soluzione audacica. Soprattutto quando è messo. Il merito è di averla pensata, potevo anche continuare a star lì, non ho fatto un cambio in tutta la partita, in quel momento là potevo continuare a non fare un cambio, non ho fatto un cambio in tutta la partita. Neanche uno. Ma neanche a pensarci, c'è solo un attimo quando papà proprio zoppicava e iniziava a fare e diceva non ce la faccio, poi ti cambiano, non ce la faccio, di nuovo ti cambiano. E stringeva i denti e andava avanti ancora, e lì ero lì a fare parte indietro a dire a Gustafsson stai calda che da un momento all'altro non ce la faccio più. E stai calda la cacciapaglia perché mi facevo fare il giro dietro. Non sapevo se far fare il giro dietro perché se poi mi giocavo in cambio. E dopo si fa male che faccio la busta, allora lì non cambio mai, non sono stato mai lì a cambiare. Due centrali andavano Monica Muno, Amarante era da pazza, pensando che andavano così dal campo, alla fine non abbiamo nessun cambio da fare in questa volta qua. Rachele si è tenuto, quindi a guardare la partita la domenica. Per chi sta qua tutti i giorni, non diventa più pensabile perché si lavora a 3.000, non a 1.000, a 3.000, non hanno fiato, cioè non hanno il tempo neanche di rifiatare tra un'azione e l'altra, perché con Giovanni siamo lì a prenderci bestemmie di tutto, lo sappiamo, fa parte del nostro mestiere, ce l'hanno detto di tutti i colori, comportavano, ieri ancora, prima abbiamo fatto un allenamento al ritmo, non sembrava che oggi giocassimo la partita dell'anno. E loro tutti che facevano, ma siete matti così, colà, il ritmo è alto, ci hai detto che lavoriamo di meno oggi, perché domani così, colà, tutti che era l'unico modo per reggere voi la pressione che non devi pensare, e non devi pensare neanche quando ti alleni. Sono partiti che poi non pensi, allora devo portarti a lavorare tutti i giorni senza pensare. Come faccio? Mettendoti senza ossigeno, stando lì, però i rischi di farci male erano tanti, ci siamo fatti male con Paola, mi dispiace.